Dottore Abba, il mercato ortofrutticolo è il polmone economico, diciamo, possiamo dire, dell'agro, perché qui ci lavora. Si terrà l'assemblea dei soci del mercato ortofrutticolo di Pagani per discutere, decidere o almeno indicare un percorso per il futuro del mercato ortofrutticolo di Pagani. Anzi, di Pagani non c'era. Saranno i sindaci di Pagani, Nocera Inferiore e Corbara, insieme ai commissionari, a dover dare indicazioni per il futuro della importante struttura economica dell'ortofrutta. La crisi che ha colpito il settore, i lavori di ammodernamento della struttura ormai vetusta e l'indirizzo gestionale ed amministrativo ed in più la chiusura della fase liquidatoria saranno gli argomenti sui quali si confronteranno i convenuti. Si discuterà, ma si dovrà decidere il futuro della importante struttura commerciale. Si discuterà, come dicevamo, di partecipazione economica ai progetti di sviluppo per i comuni, in relazione chiaramente alle quote societarie detenute. E si dice anche di un eventuale e quanto mai necessario aumento dei fitti degli stand utilizzati dai commissionari. Appuntamento importante quindi, venerdì, per amministratori e quanti interessati al futuro commerciale di una struttura che dà lavoro a centinaia di persone, senza dimenticare l'indotto che richiama interessi per migliaia di persone provenienti non solo dall'agro nocerino sarnese, ma da tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista mi auguro che si trovi una soluzione nell'interesse di tutti, del resto, ripeto, al mio comune è stato chiesto quello di fare, è stato chiesto solamente di fare una indagine conoscitiva e noi insomma, abbiamo tirato fuori un attimo i numeri reali, forse numeri che non tutti conoscevano e che è stato frutto di un lavoro notevole. Poi la decisione non spetta a noi, io sono solo il sindaco del comune che ha l'8,33% della gestione. I proprietari delle strutture sono i due comuni di Nocera e Pagani, dipende dalle loro decisioni questo futuro. Io non mi sono mai tirato indietro per assumermi la mia quota di responsabilità e di preoccupazione, perché è troppo importante il mercato perché non si metta in campo tutto quello che si ha. Però ovviamente, oggettivamente, alcune scelte vanno al di sopra delle mie possibilità e anche della mia titolarità. Quindi sono sicuro che i miei due colleghi di Nocera e di Pagani esprimeranno un orientamento in tal senso. La strada per molti versi è già tracciata, però si può discutere, si può valutare, ecco, questo è quello. Quindi che voglio dire. Fondamento aperto. Venerdì è stata convocata questa assemblea, vediamo che tipo di soluzioni possono venire fuori, ripeto, ma per quanto mi riguarda io ho le idee abbastanza chiare, nel senso, cioè bisogna, io anche in una futura struttura societaria, il Comune di Corbara vuole esserci, ha il piacere di esserci perché ritiene che per il territorio questa è una struttura molto importante. Ovviamente certe regole di fondo dipendono dalle decisioni che prendono i comuni proprietari della struttura.